Nel precedente video di Splinter Cell Blacklist. Abbiamo incrociato i dati della difesa con le telemetrie di altre tre fonti. Tutto punta a Dallas, ma nulla di specifico. I punti possibili sono questo e questo. Lo stadio e l'acquario. Se atterriamo a Love Field invece che a Fort Worth, risparmieremo tempo una volta a terra. Ti aggiorneremo costantemente. Domande? Sì, perché Charlie è nervoso? L'ho già detto a lei. Dillo anche a me. Ho esaminato i dati dell'antiterrorismo delle maggiori città, in cerca di risultati sulla no-fly list. Cos'è? Niente, proprio un bel niente. Niente TSA a Chicago oggi. La no-fly list è rimasta offline per ben 5 ore. Manutenzione, l'hanno confermato. Ehi, fallo finire. Ho fatto un controllo dei passeggeri dei voli in arrivo con la no-fly list mancante. Sono usciti 6 nomi. Ora guarda qui. Telecamere di sicurezza dell'aeroporto O'Hare. Quei 6 sono usciti insieme. Non dico che sia niente, ma non è una nostra priorità. Intercettazioni da più agenzie confermano Dallas. Questo prova che ho ragione. Nessuno ha detto niente prima di Guam. E l'ultima volta che gli ingegneri hanno messo info in rete, le forze speciali sono state massacrate. Quanto dista Chicago cambiando rotta? È troppo lontana, Sam. Abbiamo una sola possibilità e se non troviamo niente a Chicago non facciamo in tempo per Dallas. Sam! Andiamo a Chicago. Anche se Charlie vede legami non vuol dire che esistano. Il presidente... Mi ha dato piena autorità su questa operazione. E può levartela se rifiuti l'ordine di andare a Dallas. Un attacco diretto ora non ha senso. Non dopo quello che è successo a Mirawa. Cos'è? SWAT di Chicago. Stanno affrontando una situazione con ostaggi. Prepara l'elicottero. Sam, i rapitori sono in contatto con la polizia di Chicago. Richieste? Negativo. Volevano solo assicurarsi che la polizia girasse a largo dalla zona. Perché prendere ostaggi se non vuoi niente? No, il drone non risponde. Un attimo. Ne invio un altro. I tuoi uomini mirano all'impianto di filtraggio. Perché? Fanculo. Te lo dico! Armi batteriologiche. Usano una malattia. Per avvelenare le scorte idriche. Come disinnesco le bombe sugli ostaggi? Il codice. Il drive sulla mia cintura. Ti ho detto tutto quello che sapevo. Ti ho aiutato. Non puoi uccidermi. Ti prego. Grim. Abbiamo sentito, Sam. Mi ha dato un drive. Lo sto collegando all'Opsat. Passali agli SWAT di Chicago, ringraziali per la pazienza. I filmati di sorveglianza mostrano che i furgoni marcati all'aeroporto sono arrivati 1 ora fa. Merda, è troppo tardi. Non lo sappiamo ancora, sbrigati. Salve ragazzi e benvenuti a questo nuovissimo video di RoboZombie 94 e bentornati. Splinter Cell Blacklist. Allora, eravamo rimasti a qui, più o meno. Sì. Hanno abbattuto il drone. Ok. Aspetta un attimo. Ok. Vediamo se tizio che gli si avvicina. Perfetto. Ok, avevo per sbaglio tirato una microcamera. Ok, adesso siamo completamente al buio.
perso il drone. Ok. Aspettiamo che passa, insomma. Sì, un po' di silenzio. La concentrazione. Più che altro. Non voglio che... Quindi... Drone offline. Lancio il drone. L'hanno assordito! Trovate subito chi è stato! Dove sei finito? E là? Da che viene? Beh, ma grande, sei un genio, sei un fottuto genio, ragazzo. Sei un fottuto genio. E per festeggiare spegniamo le fottute luci. Che robottino si è tipo fermato laggiù. Abbiamo disattivato la microcamera. Questa non si spegne. Vabbè. Il Sam, credo di avere conferma. Okay. Sono gli ingegneri. Perché? Il drive usa una variante dei protocolli militari di criptazione tripla DES. Usano la stessa criptazione di Sadika Mirawa. Bel lavoro, Charlie. Abbiamo il flash drive. E tipo non mi chiederà cosa è servito questo, solo per prendere quella dannata flash drive, che nemmeno mi ricordavo che stava lì. Bene. Ho la memoria di acciaio. Questo tizio è morto. Quello mi stava per scoprire. Adesso non lo farà più, non mi scoprirà più. Tutta luce. Il mio peggior nemico in questo gioco. Vedo che ti stai avvicinando all'impianto di filtraggio. Se ci arrivi c'è un accesso dal tetto. Ma che cazzo? Interessante. Spegniamo le luci con Sam. What? Zitto. Dai, zitto. Ne ho uno qui. Credo pure più di uno. In position with the gear. Over. Io, ma se tizio Caio pensa che sia meglio andare fuori a vedere cosa è successo alla luce. Tizio Caio stava per vedermi. Vieni con me. Lancia. Vediamo che c'è qua su.
Ok, faremo allora un attacco dall'alto allora. Probabilmente qui non si può andare, c'è una ventola che ci blocca il passaggio, quindi punti esplorazione, mi piacciono i punti esplorazione. C'è comunque una guardia e un laptop. Non c'è più la guardia, ma c'è ancora il laptop, quindi prendiamo anche quello. Fatto. Ho tentato di sfondare la porta non ha collaborato. Ok, ok. Capisco che la porta è un po' irascibile. Abbiamo a che fare con dei professionisti. Hanno fatto un lavoro pulito con la security. E non solo la security, anche i sistemi. Devo aggirare il loro hack prima di aprire la porta, altrimenti non arriverei a quello schifo che vogliono mettere nell'acqua. Fai in fretta. Preferirei stare con la luce spenta, ma è impossibile. Ok, due al prezzo di uno. Sam, stanno pompando la gente in due posizioni. Me ne occupo io, se riusciamo a contenere l'acqua contaminata. Posso provare a chiudere la valvola? Fallo, abbiamo 10 minuti prima che il livello di contaminazione sia critico. Merda. 10 minuti. You want that support? Yeah, hit me. Everything's going according to plan. Good. Any problems with the police? No sign of trouble. Okay. Merda, l'ho visto all'ultimo quel coso corazzato. Sbaglio, si sta facendo tipo giorno. Ma non ha nient'altro da fare sto tizio. Interrompi. Una pompa spenta. Charlie, come va la valvola? Cazzo. Non lo so, è uno bravo. Continua a chiudermi fuori, ma ancora col cazzo nella manica. Wow. Non ho voluto usare la l'esecuzione perché credo si sarebbe stato meglio usarla qui. Vediamo se. Ok. Piano piano. Vediamo se riesco a vederli da qui giù, non li vedo. Anzi adesso sì. Uno lì giù. Giù è uno da quelle parti. Ok, il mio compito è don't give them a fuck, quindi non cagarmeli di pezza e passare oltre. Infatti bravissimi, tanto sono stupidi. Oh, credo.
tractor. Move it, go. Son of a bitch. Merda! Sparisci e premi B. Are you fucking kidding me? Ero dentro la tana del lupo praticamente. Mi ricordavo che c'era meno gente. Ok, dobbiamo rifare il pezzo. Gente in due posizioni. Me ne occupo io. Se riusciamo a contenere l'acqua contaminata. Posso provare a chiudere la valvola? Fallo, abbiamo 10 minuti prima che il livello di contaminazione sia critico. Ok. Ora è andata a nanna. Ok, ci sono due tizi. Quello che se ne sta andando e questo che sta venendo. Se il tizio qui davanti corazzato adesso ritorna lì, potrei facilmente eliminare il suo amichetto. Contatto! Puttana miseria! Come cazzo hai fatto a sentirmi? Sono un cazzo di ninja! Cioè... Ok, riproviamoci un'altra volta. Speriamo. Perché abbiamo già perso quasi. Me ne occupo io. Se riusciamo un sacco di tempo. Posso provare a chiudere la valvola? Fallo, abbiamo 10 minuti prima che il livello di contaminazione sia critico. Scendi, scendi, scendi! Per l'amor di Dio! Vediamo quanto può essere stupido il tizio. Il problema è che è intelligente perché se ti sente se tu ti muovi. Prima pompa spenta. Charlie, come va la valvola? Non lo so, è uno bravo. Continua a chiudermi fuori, ma ancora col chiasso nella manica. Send reinforcements now. Ma puttana la miseria. Cazzo al posto delle orecchie. Un impianto cocleare che gli aumenta i cosi. Perché praticamente gli andavo piano dietro. Vaffanculo, va bastardo. Rimani là. Mori nella tua fottuta solitudine di merda. Uno, due. So che ce n'è più di. Ce ne sono più di voi due. Eccolo laggiù il terzo. Ti ho visto, bastardo. Ti stavo per morcare. Non ho visto nulla. Ciao, non avete visto nulla. Speriamo che quest'altro invece sia un po' più sordo.
magari pure più stupido. Ok, e questo è andato. Però non trovo. Trovato. Il cazzo, mettisi in culo. La fatica ho dovuto fare per finire qua, ho 7 minuti di video ancora. Che però potrei seconda tagliare. Bomba spenta. Cioè. Grim. Bel lavoro, ma è troppo tardi. Merda. Che c'è ora? L'agente patogeno è già a livelli infettivi e la valvola verso l'esterno è ancora aperta. Forse no. In pratica mi ha chiuso fuori dalla valvola, ma ho attivato il blocco manuale. Puoi andare e chiuderla a mano. Vado subito. Quindi adesso dobbiamo tornare di là. Ma c'è ancora il tizio che sta ci sta cercando. Ma avrà perso pure le speranze. Chiudiamo la valvola. L'impianto è contenuto. Ok. L'attacco con sumi americani è ufficialmente fallito. Bel lavoro, Sam. Ora ti tiriamo fuori da lì. Briggs? Sono atterrato, andiamo. Ok, rapporto della missione. Avremmo 6 minuti abbondanti. Non voglio però perdere tempo prima di iniziare una nuova missione. Quindi ipotizzo che una volta finiti i loro discorsi ci rimarranno 3 minuti abbondanti. E quindi chiuderemo con un pochino di anticipo il video. Meglio, molto meglio, perché almeno avrò un po' meno di per un meno lavoro da fare. E vabbè, quindi già vi do il saluto e vi lascio il video conclusivo della missione. Al vostro caro Robo Zombie è tutto, ragazzi, noi ci rivediamo più tardi con Gears of War 2 e ciao ciao ragazzi. Conto bancario aggiornato. Gli ingegneri hanno dirottato un carico da una struttura CDC di livello 5 a Northwestern. Si tratta di armi batteriologiche. Con cui avrebbero sterminato la città. Hai trovato una cura? I tuoi test sull'infezione sono negativi. Ho appena avuto il via libera per Chicago. Ehi, prego. Non compiacerti troppo, Charlie. Ci è andata bene. Abbiamo basato una missione su un'intuizione. Hai ragione. Per questo non sprecheremo tempo sulla difensiva. Abbiamo altre opzioni? Sadik pensa che ci difenderemo. È questo il suo piano. Noi invece andremo all'attacco. E come? Non abbiamo bersagli e non possiamo distoglierci dalla blacklist. Se continuiamo a inseguire gli ingegneri, prima o poi riusciranno a farcela. Gli daremo la caccia. Lo spingeremo a sbagliare.